Cari amici, bentornati all'appuntamento con Lake Trout Academy. Come per chi ci ha seguito, come avevamo promesso nell'ultima puntata, siamo venuti oggi al Lago Verde di Piacenza a trovare Manolo ed Alessandro che hanno aperto questo nuovo impianto qui nella provincia di Piacenza, un bellissimo lago che vedete alle mie spalle. Si tratta di un lago dalle dimensioni medio-grandi, come potete vedere, caratterizzato da un'acqua molto cristallina, trasparente, in cui si può pescare un po' in tutti i modi, dal piombino fino alle bombarde da 25-30 grammi, anche perché per raggiungere il centro del lago occorre lanciare bene un 30 grammi. Quindi un lago che conosco perché è abbastanza vicino a casa mia, quindi non è la prima volta che ci sono stato, è la prima volta che vengo con questa nuovissima gestione, ma non è la mia prima volta qui. Adesso quindi andiamo a incontrare Manolo ed Alessandro e li salutiamo prima di cominciare la puntata. Beh, ciao Manolo ed Alessandro, vi avevo promesso che sarei venuto a ritrovarvi e infatti siamo qui per fare questa nuova puntata. Tutto bene la vostra avventura? Sì. Vedo, vi seguo sui vari social, vedo che la gente sta venendo, le catture non mancano, sì. Quindi siete soddisfatti della scelta? Sì, molto soddisfatti. Ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. È stata un po' dura. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta poi alla fine. Sì, tutti i problemi burocratici, ma... So che qua, oltre a questo lago grande alle mie spalle, c'è il laghettino piccolo. Come avete pensato di gestirlo? Assolutamente sì, c'è il laghetto là, il piccolino, che è adibito per la pesca trotaria. Quindi catch and release? Catch and release soprattutto, amo single senza ardiglione con gli spoon, o è possibile anche pescare a mosca sempre con l'amo senza ardiglione. Ok. Ed è adibito prettamente per le gare o per un campo di allenamento per i garisti. Quindi oltre al no kill si farà qualche svuotalago e qualche gara. Okay. Ogni 3 gare di trotaria verrà fatto uno svuotalago, dove contatteremo le società di pesca e per partecipare a questa attività. Adesso non ci resta che andare a pescare. Assolutamente, allora, dai. Sì. Dai, speriamo di prendere qualche trota. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. In questa puntata di Lake Trout Academy non ci dedicheremo principalmente ad una tecnica di pesca, ma cercheremo di affrontare la giornata di pesca come richiede la situazione. Utilizzeremo quindi la lenza e il tipo di zavorra più adatta alla situazione. Vi ricordo che si tratta di un laghetto dalle grandi dimensioni, quindi si potrebbe capitare di pescare sia nei pressi di sottoriva con lenza e piombino, sia a più lunga distanza con bombarde pesanti. Siamo in inverno, di conseguenza le trote dovrebbero essere tendenzialmente o nei pressi del sottoriva vicino al fondo oppure più lontano a galla. Essendo una cava di ghiaia, anche qua attorno ce ne sono altre, tra l'altro se sentite del rumore in sottofondo che disturba un po' la mia voce è dato da un apparecchio in funzione che sta appunto estraendo della ghiaia nella cava qui a fianco. Questa puntata è anche l'occasione per presentare la più grande novità per quanto riguarda il settore Trotalago a marchio Trabucco del 2020, che è rappresentata dalla serie di canne Switch, una serie di canne che ho avuto l'onore e il piacere di disegnare assieme a Trabucco, una serie di canne top di gamma destinata quindi a chi effettua agonismo, quindi gare di pesca, piuttosto che al pescatore più esigente che vuole sempre ottenere il massimo dalla propria attrezzatura. Si tratta di una serie di canne composta da 13 modelli differenti, 5 sono quelli da Tremarella identificati dal colore rosso, mentre 8 sono le azioni da bombarda identificate dal colore arancione. Tutte le canne da Tremarella sono lunghe 4 metri, mentre invece per quanto riguarda le azioni da bombarda si va da 4,20 metri la più corta fino a 5 metri per la più potente, in grado di gestire zavorre da 25 fino a 40 grammi di peso. L'impiego di un carbonio ad alto modulo denominato CX2, ovvero CX2 LRC, che vale a dire a bassissima incidenza di resina, ha consentito di calibrare al meglio ogni singola azione nei minimi dettagli. Si tratta del materiale più sofisticato di casa Trabucco, che consente di ottenere quindi dei grezzi leggerissimi, robusti e in grado di fornire una risposta elastica estremamente scattante a fronte di qualsiasi sollecitazione. Tutte le vette sono in solid tip e sono realizzate anch'esse con dei materiali di elevatissima qualità e consentono quindi di ottenere la massima sensibilità in pesca, sia nella gestione dell'esca che durante la fase di abboccata. In tutti i casi fatto eccezione per la B1, B7 e B8, le vette sono innestate dall'alto a baionetta, mentre invece per quei tre modelli che ho menzionato escono in telescopico. Le Switch si caratterizzano per azioni paraboliche e super paraboliche, come proprio vuole la pesca moderna, e tutte, grazie all'impiego del materiale di elevatissima qualità, appaiono estremamente leggere e bilanciate. Purtroppo attraverso un video non riesco a trasmettervi la sensazione di leggerezza, ma vi dimostro quanto è sottile il fusto di una Switch da Tremarella. In questo caso ho in mano una T3, mettendovi a fianco una moneta da 1 centesimo, per la quale potete vedere che risulta più grande rispetto al tappo. Il tappo inferiore, nonostante le Switch siano già estremamente leggere e bilanciate, contiene comunque un bilanciere asportabile e modulabile, scomponibile a piacere. Come vuole una serie top di gamma, abbiamo mantenuto un design particolarmente sobrio, mantenendo il fusto opaco e distinguendo le azioni solamente tra colore rosso per le tremarelle, arancione per le bombarda, e abbiamo scelto una nomenclatura a numeri per identificare ogni singola azione, che va da 1 a 5 per le tremarelle, mentre da 1 a 8 per le bombarde. Le Switch, nonostante voi la vediate nel video in versione già montata, vengono commercializzate come vuole qualsiasi serie di canne top di gamma in versione nuda. Nonostante ciò ci siamo preoccupati non soltanto del nostro lavoro, ma anche di quello di chi la andrà a montare o comunque di chi l'acquista, e abbiamo cercato di agevolare anche il loro lavoro. Come l'abbiamo fatto? Fornendo a corredo di ogni Switch il kit di anelli, placca di portamulinello e tubetti per la realizzazione degli scorrevoli, di conseguenza sono solamente da legare. La placca, come potete vedere, è una low profile che aderisce benissimo al fusto, nonostante esso appaia estremamente slim. La zona in cui fissare la placca portamulinello è stata rivestita in una particolare materiale gommato che garantisce comfort e presa anche in condizioni di mani umide o bagnate. Sul basso del fusto possiamo vedere il logo CX2, che rappresenta il materiale top di gamma con cui sono state realizzate, e un nuovo logo mai visto prima, TT Pro, ovvero Trabucco Trout Professional, che sta a identificare tutta una linea di prodotti destinata al pescatore più esigente. Dato che sempre troppo spesso mi capita, quando vado a pesca, di vedere persone che non montano, a mio avviso, la canna in modo corretto, ci tenevo a farvi vedere che, come si allunga la canna. Si apre prima di tutto l'archetto, dopodiché si inizia dalla cima e non dal basso, sfilandola, mettendo gli anelli in linea. Si può fare tenendo l'anello in basso oppure girando e guardandoli in linea con quello precedente dall'alto. Questo è a vostra discrezione, però è molto importante iniziare dalla vetta e non dalla parte bassa, perché dalla parte bassa sarebbe molto più scomodo e ci si rischia anche di rompere la vetta della canna. Mi sembra una cosa particolarmente ovvia quella che ho appena detto, ma sarà capitato probabilmente anche a voi. A me capita spesso di vedere gente che nonostante ciò apre al contrario, quindi ci tenevo a farvelo vedere. Adesso comunque abbiamo parlato anche troppo e direi che è ora di andare a prendere qualche trota. Siamo a metà febbraio, quindi inverno. Di conseguenza lago medio grande, parto iniziando a vedere se sotto riva, a ridosso del fondo, c'è qualche trota. Il fondo è circa 5-6 metri, quindi ho utilizzato una lenza a catenella di Sonar composta da 4 piombi da 1 grammo per un totale di 4 grammi. Su una Switch azione 3 tremarella, lascio calare sul fondo e recupero lentamente per vedere se sul fondo c'è qualche trota che ha voglia di abboccare. Eccola, al primo lancio sono riuscito a trovare abbastanza sottoriva la prima trota, una trotella di piccole dimensioni, molto attiva, salta. Guardate l'acqua molto trasparente, ce la fa vedere bene, non so quanto riuscite a vedere voi, ma l'acqua del lago, come vi dicevo, è molto limpida. Ecco la guadina. La trota, nonostante di piccole dimensioni, è bella, una bella livrea, bella pinnata, l'ha mangiato molto decisa e l'abbiamo portata a guadino, adesso la liberiamo. Eccola! Siamo riusciti a catturare un'altra trota, la seconda, sempre a ridosso del fondo, sempre stessa lenza, catenella recuperata. Ho capito in questi pochi lanci che il recupero deve essere ancora più lento di quanto mi aspettassi, non dico fermo ma quasi, fatto solo di canna e pochissimo di mulinello, perché stazioneranno molto ferme sul fondo probabilmente e vogliono l'esca molto lenta. Ecco, anche lei non di grandi dimensioni ma un bel pesce, belle pinne. Come avevo anticipato mentre stavo pescando, questa è la lenza a catenella di Sonar che avevo già mostrato in altri video per chi ci ha seguito. Comunque 4 pezzi di Sonar da 1 grammo per 4 grammi di totale. Un finale da circa 70-80 cm. Amo Isashi 10-608N storto che agevola la rotazione e misura perfetta per l'innesco di una camola cucita che adesso vi faccio vedere. Andiamo alla camola, la buchiamo da appena sotto la testa, usciamo dall'altra parte, andiamo sul filo. La riprendiamo, rientriamo poco sotto alla testa e usciamo a 3/4 di corpo, poco di più. Tiro il filo e la camola è su. Nel frattempo ci siamo spostati, una trota l'ho già presa, questa è la seconda, sembra che abbocchino parecchio sotto riva, qui c'è un gradino, qualche metro più in là, appena poco più in là del gradino sembra che 2 boccate le ho viste in 4 lanci più o meno, quindi sembra che ci sia qualche pesce. Eccola, anche lei sempre di taglia abbastanza piccola per essere una trota di pesca sportiva, non da gara, comunque di bella livrea e ben pinnata, un bel pesce comunque. Adesso lo slamiamo. Un altro pesce subito al lancio successivo, l'abbiamo preso sempre, anche lei sotto riva sul fondo, sempre piccola, taglia standard, probabilmente qui c'è qualche branchetto di trote, speriamo che stazionino, ci facciano un po' divertire. Eccola, un po' più piccola di quella precedente. Bene, facciamo un altro lancio, quindi lancio non troppo lontano da riva perché ho visto che le trote stazionano abbastanza vicino, quindi poi lascio l'archetto aperto così scendo un po' più velocemente, vado fino sul fondo. Purtroppo qua ci sono, purtroppo per fortuna, 6 o 7 metri d'acqua, di conseguenza ci vuole un po' di tempo prima che la lenza raggiunga il fondo, ma lo si capisce dal fatto che il filo che corre sulla superficie dell'acqua a un certo punto si ferma, come in questo caso si è fermato, e quindi inizio il mio recupero molto lento, quindi fatto quasi solo di canna, muovendo piano piano la cima della canna, recuperando col mulinello solamente la pancia che si viene a creare in eccesso. Recupero molto lento e attendiamo la boccata, insomma, che di solito avviene poco dopo il gradino qua vicino a riva. Sì, faccio il recupero a tremarella, quindi facendo tremare la vetta della canna per imprimere dei movimenti rapidi e scattanti all'esca che, rimanendo sul posto, con questi suoi scatti repentini dovrebbe indurre alla boccata le trote che stazionano ferme lì sul fondo. Come vi avevo annunciato ad inizio puntata raccontandovi tutte le caratteristiche delle Switch, si contraddistinguono per la loro estrema leggerezza e bilanciatura, sensazione che trapela immediatamente all'occhio in fase di pesca, infatti appare estremamente leggera e bilanciata. Le sue vette molto sensibili consentono di avvertire anche le minime tocche, nonostante il pesce oggi sia abbastanza apatico e le abboccate non siano poi così decise, ma le percepiamo con grande facilità. Un'altra caratteristica della serie Switch di cui ancora non vi ho parlato riguarda il kit a corredo, l'annellatura, in particolare l'annellatura, che è un'annellatura ibrida costituita da anelli Sea Guide di elevata qualità in profilo K per tutte le sezioni che compongono la canna, e mentre invece abbiamo scelto il profilo AY in quanto appare più leggero per l'anellatura delle vette, in modo da snaturarne il meno possibile l'azione. Stavolta ha mangiato un po' più lontano da riva, incalata sul lancio. Guardate come piega la canna, potete vedere, un'azione molto morbida e parabolica, come avevo detto in precedenza. È bella attiva questa trota, nonostante non sia di grandi dimensioni, tira. Eccola. Proviamo ora a cambiare innesco, proviamo a passare ad un'esca siliconica, in particolare Yummy Bait Bruccone, ovvero una esca siliconica a forma di L, quindi già agevola la rotazione di per sé, e vediamo se il colore verde risulterà redditizio in questa situazione. Iniziamo infilandolo dalla parte centrale in alto, si corre poi con l'amo lungo tutto il suo corpo per uscire sull'angolo dove si forma la L con la punta dell'amo. Quindi un innesco molto semplice e grazie alla sua forma Yummy Bait Bruccone agevola la rotazione anche a chi ha più difficoltà nel realizzare l'innesco. Abbinato alla Switch 3 Tremarella ho scelto un mulinello Virtus FA 4000, quindi una taglia 4000 che consiglio per la pesca della trota in lago. Molto spesso mi viene chiesto se si può utilizzare o perché non utilizzare un mulinello 1000, 2000 molto più piccolo. Questa diciamo che era una scelta un po' datata, quando anni fa i mulinelli grandi diventavano estremamente pesanti e di conseguenza non era conveniente. Oggi con mulinelli come il Virtus, grazie al loro materiale in metallo di alto pregio, si sono raggiunti pesi molto contenuti nonostante le dimensioni della bobina ampie, e il vantaggio di una bobina ampia è quello di lanci molto più lunghi grazie a una migliore disposizione delle spire e più grandi di diametro, quindi si riescono a fare lanci molto più lunghi a parità di mulinello, insomma. Sono venute a trovarci parecchie persone, qui parecchi pescatori, oggi qui al Lago Verde, probabilmente sono stati anche attirati qualcuno dalla diretta Facebook che abbiamo fatto, qualcuno sapeva che venivo, era incuriosito magari dalla serie Switch e sono venute a vederle di persona e a toccarle con mano. Spero che anche voi abbiate modo prima o poi di toccare queste Switch e darmi le vostre impressioni. Eccola, ha mangiato sempre non troppo decisa, tipiche da invernali, sempre sul fondo, però siamo riusciti a ferrarla. Adesso prendo il guadino, ecco la solita taglia come quelle di prima, il solito pesce ben pinnato, si vede già anche da lontano. Le trote sono diventate parecchio difficili, ho deciso quindi di ridurre il diametro dello spezzone terminale passando da uno 0,16 ad uno 0,12 e utilizzando sempre un fluorocarbon 100% di elevata qualità, XPS Ultra FC403. L'utilizzo del fluorocarbon in condizioni come queste, in particolare in presenza di acqua cristallina, è fondamentale in quanto risulta estremamente invisibile all'interno dell'acqua. Sul nostro Isashi 10-608N misura 8 cambiamo tipologia di innesco e facciamo un innesco doppio costituito da uno spaghetto, slurp spaghetti e camola naturale. Gli slurp spaghetti sono disponibili in varie colorazioni, abbiamo scelto l'arancione glitter, quindi con i brillantini, speriamo che le fasce di luce emesse dai brillantini risultino attrattivi per le trote. Adesso mettiamo la camola e poi facciamo scendere lo spaghetto sul lamo fino contro la camola ed ecco l'innesco doppio. Eccola! Con il nostro innesco doppio siamo riusciti a prendere un'altra trota, la taglia ormai è sempre la solita, nulla di big, ma comunque parecchio cattive quando una volta allamate. Il sole sta ormai calando, le trote le abbiamo prese, ci siamo divertiti, ma soprattutto abbiamo provato le nuovissime Trabucco Switch e ci siamo divertiti. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e ringrazio la gestione composta da Manolo e Alessandro per la consueta ospitalità e per averci concesso questa opportunità. Se avete dei dubbi, se non sono stato sufficientemente chiaro, sono disponibile per rispondere a qualsiasi vostra domanda attraverso i soliti canali Facebook, Instagram e il mio sito macinetto.it. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!